Come ogni rinnovo degli organi nazionali e provinciali, la federazione organizza un congresso nazionale. Storicamente questo congresso è un congresso che raccoglie dai 3 ai 5.000 colleghi. Si dibatte della disciplina infermieristica, delle relazioni istituzionali e politiche, del futuro della professione infermieristica. Quest'anno abbiamo dovuto pensare a un congresso nuovo. Stiamo provando a sperimentare questa formula che inauguriamo oggi. Noi per primi non possiamo essere la professione che propone, al di là delle indicazioni normative, propone modalità di ritrovo con grandi numeri e quindi per salvaguardare la sicurezza dei nostri assistiti, la nostra sicurezza, e per onorare comunque questo impegno che abbiamo con i nostri iscritti rispetto alla diffusione delle buone pratiche, abbiamo organizzato questo congresso itinerante. Parte idealmente qua, oggi a Firenze, è l'ana patria che ha dato i natali a Florence Nightingale, la fondatrice della moderna assistenza infermieristica. Si conclude a Roma nel mese di dicembre e in questi mesi e tra queste due tappe tocca tutto il paese. In circa 20 tappe per andare a raccogliere, a documentare, a leggere, a vedere esperienze di buona pratica professionale, cioè quelle esperienze che quotidianamente gli infermieri mettono in campo per l'assistenza ai loro assistiti, sul territorio, in ospedale, al domicilio, nelle residenzialità. E quindi raccoglieremo questi frammenti di vita professionale e li formuleremo poi in una sintesi a dicembre che restituiremo alle istituzioni, oltre che alla nostra professione, un po' per dare senso di quello che siamo e quello che facciamo e un po' anche per dare senso di quello che, delle potenzialità che la professione infermieristica per il nostro paese e per i nostri cittadini può avere e può dare.